Vi ricordo che questo canale è sponsorizzato da Potawn Store, sito numero 1 per l'acquisto di codici Pokémon per il gioco online. Sempre aggiornato, sicuro e veloce. I codici vi arriveranno subito via mail. Inoltre, con il codice sconto Riccabrotz avrete uno sconto del 5% su tutti gli acquisti. Cosa aspettate? E ciao Grullaia, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Ricca e oggi siamo qua con il mazzo buio che più aspettavamo. Siamo qui con iDragon X. È il mazzo che tanti mi avevate chiesto e ha delle potenzialità veramente enormi. Prima di andarvi a far vedere la lista che trovate qua sotto in descrizione, ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel mi piace. Se superiamo i 120, come sempre, nuovo video su Pokémon TGC Live. Andiamo a vedere iDragon X, 330 punti vita, molto interessante perché con due energie fa 200 danni, non sono male. In più andiamo a scartare le prime tre carte del mazzo del mio avversario. Sembrerà poco tre carte, ma in quelle tre carte ci può essere un aiuto, un'energia, un qualcosa che lo può aiutare sempre, quindi andargli a levare carte, anche se a caso, fortuna vuole che ci possa essere qualcosa di buono dentro. Inoltre, se il nostro avversario gioca un mazzo dove gioca tante carte, scarta pesca, con pochi attacchi, mettiamo caso anche solo 3 attacchi di iDragon, andiamo a scartare 9 carte. Ok, diciamo che possiamo anche giocarcela alla lunga per andare a far finire il mazzo del mio avversario. L'unica cosa brutta è che è un fase 2, quindi dovremo temporeggiare un pochino per farlo evolvere, però insomma tutto è possibile. Con 4 energie fa l'attacco ossidiana, sono 130 danni, in più fa 130 danni a due dei Pokémon nella panchina del mio avversario. Ovviamente sono 130 davanti, 130 a 2 dietro, 4 energie non è poco, però abbiamo modo di farlo e andiamo poi a vedere come. Altro Pokémon c'è Fezzandipiti, anche lui ottimo come support perché quando subiamo un KO la sua abilità ci permette di pescare 3 carte. Pecharunt, interessante perché ci permette con la sua abilità di scambiare un mio Pokémon buio in panchina e metterlo attivo tranne Pecharunt. Inoltre il suo attacco è molto forte alla fine del gioco perché fa 60 danni per ogni carta premio che ha preso il mio avversario. Quindi mettiamo caso abbia preso 4 premi, 6x4, 2,40 con 2 energie. Attenzione! Abbiamo Pidgeot, altro Pokémon di fase 2, e questo vuol dire che il mazzo c'è da sudarselo. Pidgeot è fortissimo perché con la sua abilità ci permette di andare a prendere una carta ogni turno, energia, strumenti, Pokémon, quello che volete. È un Pokémon che ritira gratis, quindi anche qua punto a favore. E all'inizio, giustamente, se ci riesce, mettere Rotom V, carica istantanea, pesca 3, il turno finisce. Se ci riesce a fare un paio di giri di Rotom, vuol dire che più o meno guardiamo 6 carte di Rotom, 2 di pescata, più magari qualche aiuto che ci permette di mettere caramelle rare, Ultra Ball, Pokémon da evolvere, perché è la cosa più importante. Poi abbiamo Aspiratore Perduto, che ci permette di andare a levare un bel oggettino dal mio avversario, o comunque una carta stadio. Blocco Amici, ci riprendiamo 2 carte aiuto e li mettiamo nel mazzo. Canna da pesca, caramella, abbiamo Pokémon di fase 2. Se non gli diamo un po' di zucchero, è un va. Colonia di annullamento, carta che ultimamente mi piace mettere perché spesso e volentieri ci sono abilità che vanno a bloccare un po' gli attacchi. Quindi colonia di annullamento annulla l'abilità, così che mi apre la strada verso KO importanti. Distintivo oscuro non può mancare in un mazzo buio perché ci permette di assegnare ai nostri Pokémon buio in panchina una carta energia base buio dagli scarti proprio a loro. Minor Ball, Puffin del cuore per metterci la base di iDragon, e ci sta. Questa carta nuova, Terra Sfera, cerca nel tuo mazzo un Pokémon Terra Crystal, mostra e aggiunge le carte che hai in mano. È una sorta di Ultra Ball, anzi sì, dai, una Ultra Ball senza scartare che mi permette di prendere un Terra Crystal. Così prendo iDragon senza fare troppi sacrifici.
Ultrapol, eccola qua, macerie dello stadio per andare a limitare un po' la panchina dei nostri avversari. Kissara, Boss Order, Pepe, ti prendi caramella rara, terra, la palla Terra Crystal, Minor Ball, Ultra Ball, Poffin, quello che volete, e la carta oggetto. Pyros, prendi due energie di tipo diverso, una la segni, una te la tieni in mano, visto che comunque i Dragon attacca con un fottio di energie, può sempre esserci utile. Reo Confesso, e questo se il mio avversario ha esattamente due carte premio, se metto KO il Pokémon attivo del mio avversario, prendo un premio in più. Questo mi potrebbe permettere di recuperare, però vediamo. Spino, benda sfida, ci fa fare più 30 se sono sotto di premi. Contrappeso, carta fondamentale, perché se andiamo sotto di premi con contrappeso risparmio 1 per attaccare. Quindi l'attacco che io farei con due energie, una buia e un incolore, mi permette di farlo con una sola energia. E questa è tanta roba, perché mi permette poi di caricare altro. Macchinario tecnico involuzione, vuol dire che vado ad annullare le evoluzioni dei Pokémon del mio avversario, soprattutto se ha tanti fase 2. Questo potrebbe essere molto forte. Sigillo forestale da dare su Rotom e prenderci una carta che vogliamo. Ed ecco qua la Neo Energia Vantaggio, carta che una carta asso tattico, che dice fin tanto che questa carta è assegnata a un Pokémon fornisce energia di tipo normale, ok? Però se assegnata a un Pokémon di fase 2 fornisce energie di qualsiasi tipo, ma solo due alla volta, quindi può essere l'energia che voglio. E visto che Hydreigon attacca con la Psico, con la Buio e con l'Acciaio, questa mi vale, quelle due lì. Detto questo, signori, questo è il mazzo. Devo dire che la carta in sé è molto forte, ma probabilmente siamo ancora in una fase del mazzo che ha ancora tanto da esprimere e sicuramente tanto da essere modificata, perché non è semplice giocare un mazzo con così tanti fase 2. Posso capire Charizard, che comunque quando lo evolvi lui si carica da solo. Questo invece deve essere anche caricato, quindi potrebbe essere leggermente più lento. Detto questo, andiamoci a trovare i nostri primi avversari. Andiamo. Primo avversario di oggi, siamo contro CTG Staples. Allora, vediamo il lancio della moneta. È uscita testa. Scusate se parlo un pochino rilento, ma ho un po' di mal di gola, quindi non posso urlare troppo, sennò per davvero vedo le stelle. Iniziamo noi, vediamo subito. Lui intanto piange, vabbè, piangiamo tutti, che vi devo dire. E non abbiamo una grande mano, perché non possiamo partire con proprio niente. Quindi ci toccherà rimischiare tutto e abbiamo due mani perdenti. Questa invece speriamo sia vincente, abbiamo Deino, che non so che animale possa essere, vabbè, un piccolo dinosauro senza occhi. E lui parte di Manaphy, ecco perché piangeva. Allora, il nostro turno e possiamo fare un bellissimo Poffin of the Art, mettere PG, Deino, energia buio, la possiamo dare anche dietro. Non partiamo troppo aggressivi, perché ho paura che poi magari mi esca fuori con qualsiasi cosa. E visto che in mano non ho nessun aiuto, non ho niente, sicuramente il turno dopo passerò senza fare niente. Questo gioca Shen Paolo, attenzione, Perula si è preso Frigibax, caramella rara. Shen Paolo con la Minor Ball, veramente forte. Sicuramente in mano ha già Bax Calibur, perché ha 8000 carte in mano. Poffin del cuore, Bidoff e Frigibax. E vediamo. Sicuramente il suo mazzo è molto più veloce del mio. Eccolo là che ritira e metterà Shen Paolo 100%. Eccolo lì. Vediamo. Trema gelo, ci farà tremare anche a noi o faremo noi tremare Shen Paolo? Non lo so. Passa il turno. Perfetto. Allora, oh, Pepe è un aiuto e ci poteva stare. Ma cosa posso prendermi with Pepe? O mi prendo la caramella o mi prendo la Ultra Ball, che comunque mi tocca sempre aspettare. Se no possiamo andare un attimo. Vediamo prima però se ce l'abbiamo, perché voglio vedere se c'è Rotom. Perché se c'è Rotom in questo caso posso fare una doppia mossa.
Perfetto, intanto il timer. Ma io posso vedere le carte che ho in mano. Dove gli è? Minor Ball. E mi prendo il sigillo. Vai. Mamma mia che fretta ci mette. Minor Ball, prendiamoci il rotolone. Così posso anche pescare 3, fare sigillo. E in questo caso col sigillo che è care astroalchimia, sennò qua ci si confonde. Anche perché una volta l'ho fatto, ragazzi, per davvero c'è da piangere. Mi potrei prendere la caramella. Ora vediamo se pescando troviamo qualche cosina. E abbiamo anche Fezzandipiti. Spero però che non mi faccia KO Deino. Un'altra caramella. Ma di tutte le carte potevo pescare un'altra caramella. Che roba. Va bene, lui adesso caramella la fa. Mette Baxcalibur e ci fa 70 danni. Anzi, ce ne fa addirittura 120. Perché lo fa? C'ha l'abilità Tremagelo. Eccolo lì che si va a prendere altre due energie. Quelle altre due non ho visto se le aveva assegnate oppure no. Però insomma, sicuramente 3 o 4 ce l'ha in mano. Ricerca di energia pro. Ne prende una sola. Che pro. Perché le prende di tipo diverso, ma giustamente lui attacca con solo l'energia acqua e quindi trova solo quella. Diciamo che come carta potrebbe essere messa in mazzi diversi, non ha senso molto in Gen Pao. Comunque assegna addirittura 6 energie, 7 energie, lama di grandine, 120 danni. E qui signori si può cuocere il riso. E non so se rischiarmela. Me la rischio, me la sento che è buona. Energia acciaio. Ok. Poffin. 1 e 2. La rischio perché non è che posso fare chissà che. Boss su Frigibax. Metto Fezza. Vediamo se lo peschiamo perché non è detto. Non è detto e abbiamo Pidgeot, ok. Possiamo attaccare. Sicuramente dopo subisco però il KO. E vediamo cosa posso fare. Intanto mi vado a prendere Hydreigon per forza. Per forza. Solo che se io adesso lo metto KO, lui dopo mi rimette KO. Lui non sa perché ho fatto questa mossa. Perché avevo paura di non trovare i dragon. Purtroppo a me i mazzi fase 2 mi mettono molta ansia. E a questo punto faccio carica istantanea. Non voglio attaccare. Perché voglio vedere se dopo mi riesce a mantenere questo i dragon in vita. 3, 30, sono 6, 2, 18, 19, 32. Sono tanti danni. Su 4 carte lui riuscirà a dare 2 energie. Spero proprio di no, però nel caso si fa 2 premi e amen. Lady prende una sola energia. Ora non mi dire che riesce a fare la ritirata di Frigibax, che ritira 2. Un'energia di turno la dà su Frigibax e fa tassa. Bene, bene. Allora signore, il nostro momento. Perché se non sbaglio abbiamo una bella carta da prendere con Pidgeot. Fatemi vedere perché mi sembrava di averla vista. Eccola lì. Il controchiappa Pokémon. Questo adesso dobbiamo scegliere bene. Questa energia la diamo su Deino. Pepe. Possiamo prenderci macchinario involuzione. E magari prenderci un'anfora terrestre per avere comunque un'energia a disposizione. Contracchiappa su Cempaolo, che sicuramente ne può mettere un altro. Però se vuole ritirare deve fare altre mosse e in questa maniera mi potevo sfruttare la cintura e fargli direttamente KO. Quindi ci prendiamo poi 2 premi che mi servivano più di uno. Eccolo lì, eccolo lì. Ora lui per forza dovrà uscire di Frigibax. Per forza. Se vuole quantomeno pescare uno. E invece esce di Manaphy. Probabilmente farà Minor Ball su Cempao.
Invece no, trova Bibarel molto forte. C'aveva anche la Minor Ball, quindi signori, che dire, ormai c'è Paolo e c'ha quattro carte, c'ha sempre quelle. E invece mette Greninja, attenzione, forse ha già Champao in mano. Ultra Ball, assolutamente sì. Butta via una caramella rara per prendersi Bidoff. Non so per quale motivo abbia messo un Bidoff in panchina. Forse ha finito Champao. Se così fosse, sarebbe veramente epico finito male. Ultra Ball. Io ho comunque un blocco amici, mi potrei riprendere anche il boss se l'ho scartato, non mi ricordo. Fare boss su Baxcalibur. Mew, ok. Mew sono comunque altri due premi. Ha 18 carte nel mazzo, gli andiamo a scartare altre 3. Facciamo anfora sulla Minor Ball. Ci prendiamo 1 e 2. Perché comunque anche fare 132 non è male, non è affatto male. Pepe, andiamo un attimo più safe. Mi prendo solo la Ultra Ball, così io faccio 1, colonia di annullamento, non lo so, levo Pidgeot e mi vado a prendere Hydreigon, visto che abbiamo la caramella. Ce lo possiamo permettere, lui lo evolviamo così dopo abbiamo altri 200 danni secchi e niente, va bene. Volevo provare a fare i 130 e tutti i cavoli, magari mettevo KO a questo Manaphy così dopo potevo fare KO Bibarel e altra roba dietro, va bene. Signori, andiamoci a trovare un altro avversario. Ultimo avversario di oggi, siamo contro Tuasis. Bellissima la moneta di Pikachu che balla la danza hawaiana. Allora, il mio avversario ha vinto il lancio, quindi decide lui chi inizia. E dice che devo iniziare io, va bene. Lui quindi vuole iniziare per secondo. Vuol dire forse che potrebbe avere l'opportunità di attaccare per primo. Ed è già la seconda volta che non ho neanche un base subito. Questa cosa mi disturba molto, però fortunatamente è solo una carta. Partiamo di Deino, va bene. Poffin del cuore, ci può stare. Dovrei trovare però Rotom subito, perché le carte sono buone. E vediamo. Mew e Quaxly, assolutamente non so di cosa andiamo a parlare. Allora, intanto partiamo con Pidgey e Deino e queste sono le nostre certezze. Posso dare l'energia davanti, la rischiamo e mi tocca passare. Passiamo. Dopo molto probabilmente farò Kissara. Joltik non mi dice assolutamente niente. Che mazzo sta giocando? Cos'è? Pikachu X. Questa versione ancora mi mancava, non l'ho mai vista. Anfora terrestre. Boss order negli scarti. E due energie. Diciamo che Pikachu riesco a buttarlo giù in un colpo. Solo che la sua abilità gli permette di non andare KO subito. Quindi questo potrebbe essere un'arma un po' a doppio taglio. Sotto carica si va a prendere un paio di energie se non sbaglio e le assegna tutte a Pikachu. Questo è straforte. Questo è straforte. Io ho una Kissara, ho una caramella, mi manca però il pezzo forte. La voglio rischiare per il semplice fatto che mi chiamo Ricca Broz e la Kissara me la sento. Vai, vediamo un po', santa pupazza. Minor Ball, vediamo. Mettiamoci un altro Deino. Ritiro. Metto, scartiamo un acciaio che vabbè. Mettiamo l'altro Deino. Pronti a farci subire KO, mettiamo Rotom e peschiamo 3. Signori, me la sentivo, era calda, ma non abbastanza perché non vuole uscire
la caramella, e prima avevamo solo la caramella, adesso abbiamo due iDragon e non si può avere tutto. Macere dello stadio, ci accorcia la panca, clessidra energetica, tanta roba quella carta, altro Pikachu X, energia acciaio, sempre su Pikachu, giustamente perché sennò non può attaccare. Ritira. Vediamo se ci attacca pesantemente. Ok, mette Pikachu. Lui fa 300, scarta 3 energie e una se la riprende. Quaxly, non so essenzialmente a cosa serva, ma lo andremo a scoprire più avanti nel game sicuramente. Vediamo quali sono le tre energie che andrà a scartare, e grazie alla Clessidra se ne riprende una, che sarà quell'acciaio. E usciamo sempre di Deino, dobbiamo tamponare finché non troviamo la caramella. Ok, e poi perché comunque mi permette... Allora, se io faccio contracchiappa e gli metto un qualsiasi Pokémon, mettiamogli l'anatra. E non posso fare la Kissara perché ho gli iDragon in mano, devo solo cercarmi la caramella. E ce l'ho, bravo Pepe, bravo Pepe. Comunque, dicevo, posso anche far attaccare quel Pikachu, perché comunque fatti due attacchi, cioè ha buttato via 6 energie per fare due premi, quindi comunque ha bisogno un attimo di tempo. Però la sua abilità dice che solo se ha dei, se non ha dei segnalini danno, lui rimane con 10 di vita, quindi se uno gli mette anche un solo danno, dopo andrebbe KO diretto. Ma io questa opportunità non ce l'ho e devo comunque dargli un primo colpo. Si è fatto un bel recupero di energia e non so adesso come se le va a riassegnare. Penso a mano. Energia acqua su Quaxly. Ritira. E ci va a sbombardare 300 danni su Deino. Fulmine di Topazio di Geronimo Stilton, attenzione. Lui si è fatto due premi, io però adesso è il mio momento. Ci proviamo. Vediamo cosa andiamo a pescare, ti prego, carte belle belle. Minor Ball, beh giustamente non abbiamo altri Deino. Ok. Se mi prendo Feza mi cambia al giusto. Però Pipo Rain, e ci prendiamo caramella e sigillo. Vediamo se riusciamo a fare tutto adesso. Allora, con la caramella evolvo Pidgeot, che è quello fondamentale. Poi sigillo forestale, e col sigillo io faccio astrochimico, eccolo lì, e mi vado a prendere, vediamo se c'è, la canna. Con questo mi vado a prendere la caramella, più che altro la canna, perché non ho altri Deino e volevo mettere almeno un altro iDragon. So che potevo fargli KO mettendo la, come si chiama, la colonna di annullamento, però è una cosa che posso andare a farla dopo. Io metto la benda sfida e gli faccio 2.30, che comunque vabbè. Gli scarto anche la Clessidra, già che potevo levargli la Clessidra con l'aspiratore. Quel squacquavallo che gli ho levato ci sta da 10. Altra Clessidra, mamma mia. Lui comunque adesso ci fa 300, che non ci fa KO, però devo assolutamente trovare un altro base. Energia su Pikachu,
Quindi lui adesso non va ad attaccare con questo Pikachu. Perché lui adesso poteva dare una sola energia. Santa Berusa. Tre energie elettro ha buttato via. Quaxel. Ok. Anfora terrestre. Scarta Jolty che va a prendersi due energie. Probabilmente erbe acciaio, eccolo lì. Ritira Pikachu. E cosa ci mette davanti? Mew. Allora, Mew messo così mi permette di fare due premi, che comunque ci piace. Puffin del cuore. Mi prendo un solo deino, ma perché mi basta. Aspiratore. Stavolta non posso mancare questo appuntamento. Gli levo la clessidra su di lui. Potrei anche fare una bella Kissara, perché così pesco 6. L'altro deino, l'altro iDragon potrebbe arrivare più avanti. Intanto abbiamo una bella energia. Poi abbiamo Pepe, forte. Vediamo con Pidgeot cosa possiamo fare. Questa energia very nice. Allora, visto che comunque non l'avevamo ancora fatto, io faccio KO anche davanti perché lui ha debolezza buio. E quel Pikachu mi ispira un botto, quindi metto qua e qua. Cane boia! Mi sono scordato perché... Allora, potete scrivere nei commenti: Ricca, i Tera Crystal non prendono danno in panca. Non lo faccio apposta, mi scordo, perché io le scritte in piccolo sotto il nome non le leggo mai e mi scordo. Ora subiamoci questi 300 danni che mi merito. Ma che poi non è la prima volta che lo faccio, tutte le sante volte. Perché io non lo leggo che è un Tera Crystal, non vo a vedere se ha la corona come la regina Elisabetta. Me ne scordo completamente. Recupero di energia. Vediamo se comunque riusciamo a portarci a casa questa partita. Perché ho detto, vai, gli faccio KO questo Pikachu, quell'altro lo ferisco, così dopo attacco e vinco. Invece no, assolutamente no. Andiamo, recupero di energia, hai due energie da prendere. Mica 16, su. Oh. Quacquavallo, eccolo lì. Proprio lui. Energia erba su Pikachu. Carnevale energetico. E si va ad assegnare un'energia dalla mano. Forte. Se ne ha più di uno, ne assegna più di una. Pyros. E si va ad assegnare altre due energie. Perché una la assegna, l'altra ce l'ha in mano. Ma comunque la può sempre assegnare. Energia acciaio, ne ha una sola. Forse. Quindi mette l'erba su Pikachu e l'acciaio se la tiene in mano. Fulmine dei topazzi. 300 danni. Scarta 3 energie. Ok. Questa volta però non mi freghi. Questa volta non mi freghi. Allora, questo lo evolviamo così con molta calma. E... vai Pidgeot. Mi voglio andare a prendere un boss. Ci potrebbe stare, no. Mi prendo la colonia. Sì. Sai cosa? Gli vado proprio diretto nel viso. Gli vado proprio diretto nel viso, gli fo 200, gli spacco la mandibola e senza fare 130 e 130, proprio cattivo. Pepe Reina. Prendiamoci sbocco degli amici e un'altra carta completamente inutile. Perfetto. Ora gli si fa 200 danni invocando il grande iDragon. Scartiamo anche tre carte forti per il mio avversario. Ci prendiamo due carte premio e vediamo cosa c'è sotto.
deino e contrappeso. Ora lui, secondo me, esce di Joltik. Esatto, perché dovrà poi caricare Pikachu per farci 300 danni. Io ho il boss negli scarti e posso fare blocco amici oppure temporeggiare ancora e non ho più blocco amici. Non ho più sbocco degli amici. Posso fare comunque 100... Voglio le caramelle tutte insieme. Posso comunque fare però 130 e 130 su Squacquavallo. Lui deve però dare un'energia davanti. Oh, bravo. Bravo. Hai messo la carta che ti ha fatto perdere. Bravo, perché così faccio 130 davanti e dietro. E questo mi fa vincere. È il mio turno. Passa e che dire, ci va a consegnare questa vittoria. 130. Questa volta li farò sui Pokémon giusti. 1 e 2. E va bene, ci andiamo a prendere gli ultimi due premi. Vediamo un po' che cosa sono. Era un Pepe, un Poffin. Va bene. Signori, mi sarei fatto un'altra partita, ma ho veramente le tonsille in fiamme. Ho da chiamare i pompieri per farmele proprio spengere. E io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui. Lasciatemi un commento su quello che pensate di iDragon, per quello che abbiamo potuto vedere, ma anche per quello che avete provato voi a casa. E se siete arrivati fino a qui con la visione, commenta con Ricca è un Terra Crystal, così almeno me lo ricordo. Signori, vi mando un salutone e un abbraccio, e che Godenzio sia con voi.